che si applaude la domanda dal senso della complessità dell'interrogativo. Guardi, lei, io, siamo tutti su, amici, però è la quarta volta che passo davanti, è la quinta volta che fallo il gambetto e la butta in terra. Se gentilmente capisco che dovete lavorare, ma consentite anche di scuso per il ritardo. Ringrazio il direttore, ringrazio il magnifico rettore, il direttore del dipartimento. Per me peraltro è anche una piccola emozione personale, piccola, perché naturalmente non posso ovviamente ricordare quei momenti, ma esattamente 70 anni fa in queste aule studiava mio nonno, che si è sposato con una ragazza di Bari, no? Invece è ancora viva, vegeta, ed è assolutamente irrottamabile, 92 anni. Ha smesso di fare i panzerotti da poco, però continua a mangiarli con determinazione. In questa università ha studiato mio nonno Achille, che poi si è tornato qui a Romagnolo, è tornato a casa a laurearsi a Bologna. Il libro è naturalmente un pretesto per tentare di riflettere insieme su cosa significhi andare oltre la rottamazione, ma vorrei dirlo, direi facendo outing in partenza, che questo libro può essere più o meno apprezzato, magari non molto, soltanto partendo da un assunto che è abbastanza provocatorio oggi, e cioè che la politica è una cosa bella, cioè che la politica è un valore straordinariamente affascinante, che la politica è suggestione, è entusiasmo, è desiderio di farsi carico gli uni delle ragioni degli altri, è desiderio di capire come insieme si possa uscire dai problemi. L'espressione della gentilezza sta, e nel libro la cito, dentro un ragionamento che fa Aung San Suu Kyi, la leader birmana, che ricevette il premio Nobel per la pace, non mi ricordo quando, qualche anno fa, ma che non potette fisicamente riceverlo in considerazione del fatto che era detenuta in Birmania. Nel discorso che ha fatto circa un anno fa, invece, quando si è recata finalmente ad Oslo, ha utilizzato a proposito della parola della politica proprio l'espressione della gentilezza. E io credo che questo sia un elemento di straordinario valore. Gentilezza intesa non come cortesia o galateo delle relazioni, ma come approccio, come forma mentis, come attitudine relazionale. Capire come dalla gentilezza e dalla politica cosa bella si passa alle dinamiche del Partito Democratico e alla segreteria, per riprendere la domanda del direttore, richiede uno sforzo di fantasia non banale da parte di ciascuno di noi e anche di ciascuno di voi. Capisco però la riflessione, capisco la logica. Può essere un governo guidato senza la leadership forte di un partito? Questa è la domanda che il direttore pone. È una domanda molto interessante per chi segue le dinamiche della politica. Quando Veltroni parlava di vocazione maggioritaria, intendeva sostanzialmente immaginare un concetto di partito liquido, un partito molto leggero, di partito non strutturato come una burocrazia ministeriale, che fosse guidato da colui il quale diventava il candidato alla guida del paese. E quindi un partito, il Partito Democratico in quel caso, che sostanzialmente coincidesse nel momento del governo con la struttura del leader, del primo ministro, del capo del governo. A questa dinamica corrisponde invece, per 60 anni di storia repubblicana, 50 anni di storia repubblicana, un meccanismo, diciamo, 50 anni di prima repubblica, poi l'avvento di Berlusconi ha cambiato molte cose, un modello per il quale non soltanto ciò era improponibile, ma, lo ricordava il direttore, quando c'era il segretario del partito di maggioranza, quasi sempre la Democrazia Cristiana, che assumeva la guida del governo, immediatamente era o costretto a lasciare la segreteria o veniva buttato giù il governo. Sono almeno un paio di casi, Fanfani e De Mita, che da questo punto di vista, per chi di voi fa storia o comunque fa organizzazione, non so quali sono adesso i vari corsi che stanno intorno a scienze politiche, giurisprudenza, alle facoltà, a economia, che si occupano delle dinamiche politiche, possono trovare interessante. Bene, nel libro però tutto questo non c'è teoria politica. Lo dico quasi come una giustificazione, chi di voi immagino sia appassionato di queste cose non troverà niente di tutto questo. C'è un ragionamento, lo ricordava il rettore, che parte dal paese,
Perché io credo che ci sia, e finisco rapidamente per cercare di essere veloce nelle risposte, credo che ci sia una grande distanza tra ciò che il paese vive e ciò che la società politica invece affronta. E ho fatto alcuni esempi nel libro. L'esempio principale è quello dell'immigrazione, ma giusto per dare un'idea, noi abbiamo una legge sull'immigrazione che fa riferimento alla Bossi-Fini, alla paura, al blocchiamo le frontiere. Questa regione ha conosciuto, specie negli anni 90, una stagione molto difficile di accoglienza e di accoglienza nella legalità, è una cosa molto complicata. Ma la Bossi-Fini è una norma che tenta di dire chi viene da noi è un clandestino, a meno che non possa provare attraverso complicate fasi burocratiche che sono praticamente impossibili da seguire anche per, diciamo, per le persone per bene, per le famiglie normali, per chi ha una badante o da mettere in regola o qualcosa del genere. La Bossi-Fini gioca sulla paura. Mentre la Bossi-Fini, frutto di un accordo politico dentro l'allora governo, esprimeva il suo retaggio culturale, l'Italia vedeva crescere Balotelli e il Sarawi come la coppia nazionale d'attacco, la coppia d'attacco della nazionale. Ora io non do un giudizio etico e nemmeno politico in questo caso, prendo atto di una diversità. Quando tu hai Balotelli del Sharawi, che sono i viti, mio figlio gioca, i miei figli giocano nei Pulcini a Firenze, in una società di calcio di Firenze, si fanno la cresta, mio figlio ancora no, credo che manchi poco, ahimè, come dire, sulla base delle mode, dei perché sono dei modelli Balotelli del Sharawi, ce ne sono anche altri. E evito di parlare di calcio visto la fine che ha fatto la Fiorentina e il Milan nell'ultima settimana. Ma è questo il punto centrale, una diversità. Quando noi dicevamo due mesi fa, anzi non noi, non parliamo con il Nos Maiestatis, quando io dicevo, no, faccia pure questo, no. Quando due mesi fa dicevamo che il paese stava perdendo tempo e qualcuno ha risposto è indecente e demagogico dire che stiamo perdendo tempo, io semplicemente sottolineavo la distanza tra un paese fatto da persone normali che va a lavorare, per il quale il tempo è denaro. Una settimana, un mese, un anno per una piccola azienda è fondamentale. Apple e Samsung, io parlo di questo anche nel libro, faccio riferimento ad Apple e Samsung perché mi sono studiato dei numeri che non conoscevo. Per esempio, non so quanti di voi sanno che Samsung fattura più di Apple, che investe in ricerca tre volte, fa 183 miliardi di dollari di fatturato contro i 153 di Apple, ma fa 10 miliardi di investimento in ricerca contro i 3 di Apple. A me è colpito. È un settore nel quale tutto è in rapida mutazione. Ecco, di fronte a questo pensare che la politica, ok, no, noi adesso dobbiamo fare due mesi di consultazioni, dobbiamo fare sette votazioni dove abbiamo bianca, non abbiamo smacchiato i giaguari, ma le schede abbiamo smacchiato le prime elezioni, visto che abbiamo sempre la bianca, perché danno delle liturgie che sono totalmente diverse da quelle che invece sono liturgie che dalla politica ci si aspetterebbero. Chiudo e rispondo alla domanda. In soldoni, io tento di dire che la politica viaggia a una velocità e il mondo fuori a un'altra. Se riusciamo a far andare la politica alla velocità della società e possibilmente a far cambiare dalla politica la società, siamo dei leader. Se continuiamo a inseguire, siamo dei follower. Se siamo nelle condizioni di riuscire, per quanto possibile, a indicare una meta per i prossimi 20 anni, allora il paese è un futuro. Cioè, tutto il dibattito è sull'IMU, che siate a favore o contro, non è importante. Io arrivo alla provocazione di dire che la discussione sull'IMU è la discussione più assurda che si possa fare. Perché se voi mi dite che volete cambiare il regime fiscale in Italia, io ci sto. Se voi mi dite che c'è bisogno di una riflessione per cui mentre in America è di sinistra aumentare le tasse, in America Obama aumenta la pressione fiscale almeno per una parte della popolazione. Per una parte della popolazione. Perché i democratici americani sono io. In Italia, per me, i democratici italiani devono abbassare le tasse, perché c'è una pressione fiscale insostenibile. Si lavora fino al 25 luglio per lo Stato. Siamo in qualsiasi piccola azienda, perde tempo in scartoffie. Bene, a fronte di un bilancio dello Stato, che è un bilancio che si misura in centinaia di miliardi di euro, noi stiamo discutendo di 3,9 miliardi di euro che è sull'IMU di meno.
dimentichi tutti che l'IMU è un'imposta che è stata inventata dal governo Berlusconi, ministro Calderoni. Perché? Perché noi siamo abituati a fare, a cancellare, noi non salviamo i file, in politica non salviamo i file, e poi si riparte da capo. Per cui uno non si ricorda cosa è successo un mese fa, due anni fa, tre anni fa. È giusto prendere la segreteria del partito per governare l'Italia? Non mi interessa la discussione in questo momento. E non penso che il libro debba ragionare che cosa fa Matteo Renzi da grande. Questo significa che non ha detto no. No, ho detto di no in tutte le lingue, però tutte le volte mi fanno la domanda. La risposta che adesso non è. No, la risposta è sempre la stessa. Io non sono. Oggi, se io facessi il segretario del partito. No, ascolta, tra tre mesi. Tra tre mesi, chiaro. Però. Sembro proprio scemo, però l'avevo capita. Però un presente continuo, diciamo, per dire all'inglese. Se io tra tre mesi facessi il segretario del partito, cosa accadrebbe? E come fare la domanda a lei nella stampa di tutta Italia? Si direbbe Renzi, prendendo il partito, si prepara alle elezioni, giusto? Si direbbe questo. No, qualcuno può dire un bene o un male, pensa a come siamo messi, vuol dire qualcosa. Non è un problema. Se accadesse questo, e questo che cosa vorrebbe dire? Che immediatamente l'esperienza del governo sarebbe più ballerina. Perché? Perché partirebbe immediatamente la discussione dei media, già partita peraltro, Renzi fa così per staccare la spina a Letta. Aspetta, mi faccio dire una cosa su Letta. Che ci tengo. Quindi abbiamo l'espressione staccare la spina, che è molto brutta e antipatica. Io credo che nella politica ci siano dei valori. Un valore è la realtà, un valore è la moralità. La moralità non è non rubare, quella è l'onestà, la darei per scontato, capisco che sono un ingenuo, ma insomma, l'onestà direi che è la base. Poi c'è la moralità, che è fare le cose per le quali ti pagano. L'onestà è non rubare, è non fare le cose vietate. La moralità secondo me è qualcosa in più, è tentare di corrispondere con la tua azione a un qualcosa per il quale sei retribuito. La conclusione del ragionamento qual è? La realtà, la moralità, l'amicizia mi portano a dire che oggi c'è il governo inviato da Enrico Letta. Io sono uno di quelli che ci è rimasto male perché si è fatto il governo degli abbia intese, perché io volevo vincere le elezioni e dicevo convinciamo i delusi del centrodestra, e tutti a dire ecco il solito berlusconino. No, non hanno convinto i delusi del centrodestra e adesso ci tocca prenderci i ministri del centrodestra. È una equazione. La prossima volta forse, se anziché far battute convinciamo gli elettori delusi, forse ci evitiamo di avere i ministri del centrodestra. Ma a prescindere da questo, le dico, le sembro io uno che per un'ambizione personale mette in discussione un rapporto con una persona che stima e un governo? Io ho delle idee. Sulla base di queste idee vorrei ragionare. Siccome sono italiano faccio il tifo perché Enrico Letta porti a casa più risultati possibili. La logica di aspettare che l'altro fallisca è insopportabile.